Che carini. Ciao a tutti, che ciao e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft Ita. Questo è l'episodio 134. Oh sì, proprio il 134. Quanto fa 1 più 3 più 4? Non fa 8, non fa 8. Beh sì, ma non c'entra un cazzo. Detto ciò, bene, il feedback su quella torre è stato di merda. Nel senso, non mi è piaciuto. A me sinceramente non dico che mi piaccia. Cioè, se non stai attento, cioè, se tipo tu dici, ehi, guarda, questa è una mappa, è la mia mappa. Io lo riconosco, io capisco che è un orologio. Alcuni mi hanno suggerito di metterci tipo una bandiera sopra, ma no, non penso. Magari una bandiera ce la mettiamo da qualche parte. Una bandiera italiana. Patriottismo fa sempre bene, no? Tra l'altro... Oh. Ma dai. Tra l'altro, no, niente, questo lo dirò nel canale dei vlog. Ragazzi, io ho creato un canale dei vlog. Se volete seguirmi, i vlog, cazzo che faccio, il link non è in descrizione. In realtà non c'è il link. Non c'è nessuna parte il link, cazzo. Mi sono scordato il link. Vabbè, Surreal Power IRL. Surreal Power IRL. Tutto attaccato, cercatelo su... Su YouTube vedete che lo trovate. Bene, come no? Si sta facendo notte, che cazzo dici? E infatti, cioè, non per dire, non per dire... Dai che notte! Ma cioè, ma tu ti rendi conto? Cioè, ok? Ah, finalmente. Detto questo, allora, ora andiamo a fappare una cosetta carinuccia. Sai cos'è questa cosetta carinuccia? Come ho già spiegato, io sono affetto dalla sindrome di Surreal Power, che dice inizia tante cose e non finirle mai. Una cosa che ho iniziato e non ho finito si chiama macelleria. Nella mia macelleria non c'è un frigo. E ora tu mi dici come faccio io a tenere le mie cose? Oh, non lo so, non lo so. Cioè, no, sul serio, certe volte, no, ok, basta. Cos'è che mi servirebbe? Un dispenser? O un dropper? Penso più un dropper. No, dispenser fa più figo. Direi di sì. Usiamo gli ender pearl così il viaggio non è troppo lungo. Chi si ricorda? Oh, più che altro. Mamma mia, Death Toss. Comunque, chi si ricorda? Chi era presente al momento della costruzione dell'idealizzazione di questa cosa? Questo se no... Ma dove cacchio è il mio bottone? Io ho preso un bottone... No, non è vero, cazzo dico. Vabbè, io ho cercato di prendere un bottone. Cioè, non è che uno ci può sempre riuscire a prendere i bottoni. È anche una questione di abilità, mi capite, no? Penso anche di sì, su via. Bottone. Il bottone lo voglio di stone, però. Quindi fuck you. Mannaggia la miseria. Miseria, non la mi... L'altra. Non per dire, ma io mi sto fappando uno scalino mentre sto fluttuando in aria, da notare i miei piedi. Lo non tutti ci riescono. No, no, non guardatemi. Non guardate, no, no. Allora, giusto uno di questi. Ok, ho un bottone. Ho un bottone. È una cosa che ho notato. Personalmente, utilizzare troppo l'inglese mi porta a creare di quei termini italianizzati, perché sono italianizzati di brutto, ma... Cioè, non dico che mi facciano paura, ma quasi. Cioè, della serie che arrivo e dico... Che dico? Arrivo e dico Fapper. Io ti giuro, io c'ho sempre la paura grandissima di uscire fuori interrogato e a un certo punto dire Fappa di qua, Fappa di là. Ti giuro, mamma mia, come te lo giuro. Mamma mia, giù. La musica. Oh, che bella, la musica. Dov'è F8, F8, F8. La musica. Aspetta, disabilitiamo i DPI. No, così al massimo. No, così al massimo. Oddio. Ok, questo è estremamente figo. Ok.
credo, dovrei smetterla. Come si fa a togliere? F8? No, troppo veloce. Ah no, 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 diciamo che va bene. Penso. Spero. No, troppo veloce. No, dai, così va bene. No, no, va bene un corno. Ok, a parte gli scherzi. Bene, con l'avvento della 1.6. 1.5.1, sorry. Ma sì, diciamolo, con l'avvenuta della 1.5.1 sono state aggiunte delle cose molto carine. Una di queste cose carine è l'hopper. E voi mi avete suggerito di mettere degli hopper sotto alle pecore per prelevare in maniera automatica tutti i drop di lana che io avrei mai potuto prendere fappando una di queste cose. Ora, l'idea è carina, l'idea è carina, è molto carina. È applicabile? No. Vi spiego. Ora, prima controindicazione, dovrebbe esserci un hopper praticamente ad ogni lato della pecora e dovrebbe essercene uno anche sotto la pecora. Ed è una cosa non fattibile perché la pecora per far ricrescere il pelo, guarda. Ora, questi che... Ecco, visto, ha mangiato l'erba per terra e gli è cresciuto il pelo. Che può sembrare una cosa brutta, ma non lo è, fidatevi. Qualcun altro? Sì, questo. Ed è questo il principio, il fatto che lì ci sia la terra. Se lì ci metti la stone o la cobblestone, tranquillo, la lana non ricresce. Loro devono pascolare per poter far crescere il loro pelo. Che, ripeto, può sembrare una cosa anche abbastanza bruttina detta così, poi ognuno la pensa come fa, cioè come può. Quindi è un'idea che non ha, non voglio dire né capo né coda, ma ha il capo, ma non ha la coda. Mi avete capito? Spero di sì. Spero di sì. Ok. Però, questa idea mi ha dato il là, cioè mi ha dato l'iniziativa, mi ha dato lo spunto per un'altra cosa automatizzata che effettivamente potrebbe servire. Cos'è questa cosa? Quella cosa. Ora, sperando che il mio amico pupazzo di neve sia ancora vivo. Oh sì, ancora. Tu fai schifo, Nuda. Semplice evapora. Devo notare che lo sharpness 3 fa un male boia. C'è qualche mob? Vabbè, lo proviamo stanotte. Quello è un mob. 1, 2. Sì, quello è un one shot. Direi che è un one shot, sì. Ok, piccolo problemina. Problemina, yeah, problemina. Sure, problemina. Ok, a quanto pare ho preferito prendere del legno della giungla da lì che tornare a casa e prendere del legno infettivo. I don't give a shit. So, detto questo, vabbè, parte urlosa. Urlosa. Ok, prendiamo un po' di amicissimi. Oh my god, non ho una zucca. Oh my god, non ho una zucca. E se io facessi una cosa di questo tipo? Move yourself! I give you move! Just move! Ti vuoi muovere, Sofia? Io ti farò muovere, se scappi ti picchio. Io ti ho fatto muovere! Detto questo, dov'è la working? Ah, ok. Allora, craftiamo un paio di questi. Ci facciamo la nostra. Che cazzo ho appena fatto? Cesta. Prendiamo il blocco di ferro che non era qui per. Ciao, mi chiamo Mario, 42 anni. Soffro di... E che cacchio è? Ok, detto ciò, forse mi chiudo la finestra, sennò. Aia, ok. Allora, se noi facessimo una cosa di... E se noi facessimo sul 6 una cosa di questo...
questo tipo e anche di questo tipo. Quindi una cosa del tipo. Sì, sto dicendo tipo. Terzo tipo, quarto tipo. Ah, e oh. Basta, aspetta. Tipo così. E tipo così. Se io poi faccio così. No, non ci arriva. Perché non ci dovrebbero essere blocchi adiacenti. Mannaggia il fa perché fa in tutte le lingue del mondo. And I'm a fapper, you know. Ah, è vero, c'è tipo briefing, qualche briefing. Ah, ma non è ancora di là, su via. Sì, ho tipo Respiration 3. Oddio, mi sta per morire il coso, non dettagli. Amico mio, guai a te se cadi, è che io ti avviso, qua ci muori di brutto. Ma che dico di brutto? Di bruttissimo. Ora, se io facessi una cosa di questo tipo, allora. E risalissi. Un momento, ma come cazzo. Vabbè, basta fare così. Ora, se io facessi. Con un semplicissimo blocco di terra. Così. E così. Poi così. E così. Non è cambiato? No? Non mi vuoi bene? Ti prego. Ma sempre di qua e vaffanculo, se permetti. Senti. Ok, stare insieme di qua e di là, essere fedeli, ma su via, non è che puoi attaccarti sempre a sto blocco. Quanto ci vuole per distruggerlo? Ok, ho capito. And destroy him. Vuole attaccato ancora lì? No, quel cazzo che è attaccato ancora lì non può essere attaccato. Ok, è più una sfida più che altro, ma vaffan bene, se permetti. No, sei con me. Allora, senti tu, amico mio. Senti. Con tutto il bene del mondo, ma rompiti e vattene pure a fare. Basta che non mi cade il pupazzo. Ok. Sì! Alleluia! E che cos'è Namisè? Mannaggia te e anche al Feffè. Ora, se io metto una cosa di questo tipo, mi si apre la cesta. Sì! Mi piace. Detto ciò. Now the problem is, how the fuck am I gonna do this? Motherfucker. Il problema maggiore è che ho inavvertitamente, quindi senza averlo fatto di proposito, perché sarebbe una cosa abbastanza stupida, se permetti, fatto rotolare giù, anzi fatto despawnare, questo termine è corretto, corretto perché corretto non mi piace. Ok, you're going there, motherfucker. Oh, sì, che bello. Mi sento soddisfatto. Ora. Ok, me lo conti come blocco quello, vero? Cioè, se io ti dico muoviti, tu ti muovi. Ah, giusto, ma qui non ci andava. Questo. E quindi questo non serve poi. Non mi ricordo né perché né come, ma. Vedete, tu stai lì. Qua il problema è che non mi fa. Ah, tu vuoi dirmi che io ho passato mezz'ora della mia vita a cercare di farti una cosa e quella cosa non va? Beh, è un po' come in programmazione. Per dimenticarci questa amara delusione, ti odio. Oh, se ti odio, stupido pupazzo di neve. Maledetto te e chiunque ti usi nei suoi let's play. E scusami, naturalmente. Non potrei autodiarmi. Posso autodiarmi? Potremmo aprire un discorso filosofico su questa cosa. È possibile autodiarsi? Headshot! Sto bisciottando un ragno. Voglio testare un po' la spada. Bisciotto tutti.
Bisciotta. Ok. Questa è lava. Certo, però sharpness con la con il knockback proprio non si può vedere. Fatelo dire, amico mio. Proprio. Però io qua sento delle cose. Cos'è lana? Lana, certo, lava in superficie. Che cos'è? Ma va preso! Ah beh sì, da questa faccia sono più paffosi. Yes. Se non sbaglio sparano anche cose di fuoco. Torce di fuoco. Na 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 na. Na 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 na. Non ho illuminato questa cava. Sei serio? Sei. No, sei serio? Mi stai prendendo per il sederino? No, perché se mi stai prendendo per tu sei. Lo voglio. Vieni con me, amico mio. Come at me, bro, come at me. No, non tu, tu devi morire. Quello è un golem. Io ti odio. Vieni con me, vieni con me, vieni. Io ti porterò a casa, fosse l'ultima cosa che faccio. O anche la prima, dipende. Come at me, oh bro. Come at me, oh bro, brio. Hey, why don't you come at me, bro? Please. Come at me, so I will kill you. Tanto non mi prendi. Si è. Yeshua, bro. Bro, bro, aiuto. Seriously? Tra l'altro, questo ha anche la spada in mano, quindi non dovrebbe despawnare. Teoricamente. E sottolineo teoricamente perché è molto teorico. Oh, come on, my brother. Sai che assomiglia a Fren? Perché sei molto lì. Ok, basta, smetto. No, però guarda, gli occhi. C'ha gli occhi rossi come veramente. Non è che fa più anche te. Senti, non ti impalpinare sulle scaline. Insomma, è facile scendere le scaline. Cos'è? Non sono mica barriere architettoniche. Su, via. Come at me, bro. Come here. Come. Quasi quasi faccio un buco. Fa più, man. Oh, troppo danno. Alleluia, de, sul serio. Mamma mia, che cos'è? E na misè. Oh, pappa pia. Ok, ce l'ho una mela d'oro? No, ma posso craftarmela. Hey, you know, you fap too much. You should know that fapping is not that much. Ok. C'ho la mela d'oro, ora la mela d'oro. D'oro, sono barese io, tu capire, io sono barese, tu. Ehi, che così? Vabbè, intanto guidiamo qui che mi disfo ogni volta a casa quando faccio qualcosa. Non è che lo faccio apposta, è colpa di Vrent. Non è questo il mio legno, te cosa tu stai facendo, tu? Ti. Ok. Ora, via le cose che non servono. Questo non serve. Ehi, gattino! Lo stai lontano? No, no, guarda che ti fa male. Finché non lo addocilo, anche se addocilare non è un verbo, ma vabbè. Ho qualche potion of weakness, that's what I need.
problema è come cazzo si craftava la potion of weakness. Però è da 1,07. È ciò che mi serve. Spero tanto di sì. Non era da 1,30 quello che. Massima, chi se ne frega, Sofia. Oh sì! Ci vediamo quando si trasforma. Un altro cittadino nella città di Minecraftita. Vai! Sei libero, i tuoi documenti sono già scritti. Questo per chi non avesse capito dovrebbe essere un blacksmith. Per chi non avesse capito. Oh, guarda come scappa! Vediamo se trova subito una casa. Vai. Questo non dovrebbe contare come casa perché non ha un tetto o altro. Beh, col cazzo sì che la trovo come casa. Vabbè. Cos'è? Ho un conquilino adesso. Ah, beh, perché se mi sono tutti i bisogni di scrivere la. Ciao a tutti.